Fele Durruti, Valerio Carando. Di cosa ti occupi, Valerio? Tu mi insegni che... No, io non ti insegno. No, vabbè. Io ti imparo, semmai. Solo gli stronzi si mettono le etichette. Quindi... Non so, non saprei come definirmi. Sono gli altri che dovrebbero tentare di farlo. Hai fatto un dottorato di ricerca di cinema. Sì, all'Università di Pisa. Abbiamo parlato fino adesso. Sei un ragazzo colto. Intorno a noi parlano degli articoli che scrive Scanzi e la Lucarelli. E noi invece abbiamo parlato di Walter Benjamin, che l'ignorante chiama Walter Benjamin, pensando che sia il protagonista del Laureato, il film, quello che brandisce la croce per finalmente conquistare la donna che la ragazza che ama. E abbiamo parlato anche di Antoni Padros, che è un... No, no, aspetta un attimo, mi hai imparato una cosa. Una cosa spagnola, una... L'esperpento. Scusa che è passata una macchina, ripetilo. L'esperpento. Cos'è l'esperpento? Insomma, è un topos della cultura spagnola, trasversale. C'è chi lo fa risalire addirittura a Goya. Ne troviamo traccia nelle cosiddette pinturas negras. Ma diciamo, colui che lo ha codificato letterariamente è Ramón del Valle Inclán. Fai l'esempio plastico di questa deformazione. Madrid, Callejón del Gato, e gli specchi che gli specchi deformanti che adornavano l'allora Callejón del Gato, specchi di fronte ai quali la gente passava e trovava la propria immagine deformata. Un po' come il bar degli specchi di Frascati, certo, che tu non conosci, dove sì, tutti vanno a comprare la pupazza con sì, tre zinne, che è un dolce del luogo, e ci sono questi specchi deformanti, Frascati. Sì, e poi troviamo traccia di tutta questa tradizione anche nel cinema, con Berlanga, per esempio, con Fernán Gómez, e anche con Manuel Ascona, con Raffaele Ascona, il primissimo Marco Ferreri, il Cosecito, il Pisito, come no? Beh, ma Marco Ferreri indica la strada di un certo anche, cinema spagnolo, anche come si chiama quel film dove c'è Alice Giardot con la barba? La donna scimmia che canta la novia. Cantiamo la novia un attimo. Na, 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 era la novia. Na, 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 na. Un certo Prieto credo che la cantasse, mi pare. Beh, ci dovrebbero essere varie versioni. E quindi questo è la esperpento. Esperpento, sì. Mi hai imparato una cosa che ignoravo, di cui farò tesoro per il mio prossimo romanzo. E ne troviamo tracce anche in molto cinema italiano, ma lo stesso Monicelli diceva di essersi ispirato, per esempio, a molte opere della letteratura picaresca, per esempio, questa è anteriore, come no, ma non dico per i picari, che poi è un esempio, diciamo, estremo e tardo, ma proprio alle origini della commedia italiana possiamo rinvenire alcuni esempi anche di questa cosa. Anche i mostri. Come no. Ma poi, certo, ma poi questo trovo che sia anche più esplicito, per esempio, nei film di Franco Maresco. Insomma, sappiamo che la Sicilia ha vissuto anche sulla propria pelle questa contaminazione, no? La cultura spagnola. Gli spagnoli. Come no. Ma io credo che noi siciliani, parlo di me, non siamo stati rovinati dagli spagnoli, ma dagli arabi. Ma questo è già un altro discorso. Perché questa specie di doppiezza, sì, l'elemento vanaglorioso dell'Hidalgo viene da Spagna, dai spagnoli, ma la doppiezza, una certa ambiguità, viene dall'arabi. Va bene.
tu hai curato una mostra di Antoni Padros. È una mostra che ho curato fra il 2015 e il 2017. Chi è? Antoni Padros è, a mio avviso, uno dei grandi artisti catalani della seconda metà del Novecento, un pittore, insomma comincia come pittore agli inizi degli anni 60. Allora in Spagna non si parlava né di pop né di situazionismo, si parlava di nueva figuración. E dopodiché, alla fine degli anni 60, trasferisce il suo universo pittorico nel cinema, in film totalmente autoprodotti, girati addirittura su negativi sonori per risparmiare, e la sua creatura più luminosa è sicuramente Shirley Temple. Ossia? Lui prende, cioè, se Duchamp mette i baffi alla Gioconda, Padros mette i baffi a Shirley Temple e a tutto quell'immaginario del cinema americano classico. E come lo fa questo? E lo fa, per esempio, ribaltando i modelli e gli stereotipi. Cioè, se Shirley Temple nel cinema americano degli anni 30 era l'emblema, era la figlia d'America, ciao, quindi l'emblema di una certa... Belli questi occhiali. Un abbraccio. Saint Laurent. Anche i miei. Oh no, aspetta. Saint Laurent. Anche i miei. È un segno. Un abbraccio. Lo conosciamo. Senza Saint Laurent. Senza Saint Laurent. Nigeria. Non malissimo, Saint Laurent. Malissimo. Anche la Nigeria deve avere Saint Laurent. Che cazzo. Pardon. No, per niente. Allora, dicevamo, se Shirley Temple nel cinema americano degli anni 30 era un po' la figlia d'America, no? L'immagine, diciamo, di una purezza di plastica, per così dire, per Padros è una donna che non nasconde i propri istinti desideranti. Come direbbero i surrealisti. Come no? E quindi, diciamo, a suo modo mette i baffi al cinema americano classico, che era poi il cinema imposto dalla dittatura franchista, insomma. Tieni presente che negli anni 50, per esempio, in Spagna i film che si vedevano di più, al di là dei film spagnoli, erano i film americani e i film italiani. Lo so. Franco... No, prima, negli anni 50, proprio i film del cosiddetto neorealismo rosa, e non solo i vari Pane e Amore, ma anche molti film... di cui si conserva un ricordo sbiadito. Insomma, tutti si ricordano del cinema italiano degli anni 50. E dov'è Shirley Temple? Shirley Temple è qua. Questa è Roma. Diceva a Struck, camera stilò. E questa è la camera stilò, che io ti faccio... vedere questo, fammi vedere Shirley Temple. È anche un po' quello che ha fatto Padros a suo modo, perché fare film totalmente autoprodotti, girati su negativi sonori, con una troupe ridotta all'osso. Fammi vedere Shirley Temple. Come no? Eccolo. Questo è chi? È Garibaldi. No, questo è Padros che dirige Shirley. Ah, ma l'ha proprio diretta. No, che dirige Rosa Morata, che è la sua attrice feticcio, sì? Nei panni di Shirley. Ma è bellissima questa cosa. Questo è lui, Padros, sì. Con la sciarpa. Sì. E questa è la sua attrice. Sì. Rosa Morata. Ma è bella Rosa Morata. Sì. Molto bella. C'ha qualcosa anche di certo feticismo di Baltus. E mentre noi ci dedichiamo alla cultura alta, altri in questo momento stanno leggendo l'articolo di Selvaggia Lucarelli, dicendo quanto è brava. Noi invece il sublimo. Noi adesso continuiamo le nostre conversazioni sull'esperpento e su Antoni Padros. Valerio Carando, tu vivi a Barcellona. Sì. Come si sta in questo momento? Piove a Barcellona in questo momento? In questo momento non lo so, siamo a Roma, c'è il sole,
e ce lo godiamo. Ce l'hai a casa il Fraile del Tempo? Sai, no. Cos'è il Fraile del Tempo? È un frate... È un igrometro che col braccio indica revuelto, bueno, lluvia. Un oggetto fondamentale per i spagnoli. Io ce l'ho. In altri tempi. Di cartone, il Fraile del Tempo. Tele Durruti, Valerio Carando. Cultura.